Venerdì 4 settembre. Luca 16, 19, 31. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù disse: «C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ecco, oggi ci troviamo davanti al racconto dell'uomo ricco e di Lazzaro, del povero Lazzaro. La ricchezza dalla quale Dio ci mette in guardia non è subito quella materiale, ma è quella del sentirci a posto. È quel sentirsi a posto che non ci fa più muovere e che ci rinchiude in una sorta di cristallizzazione del desiderio, che ci immobilizza e impedisce il cammino. Quando ti senti sazio, ti fermi, non cerchi più il cibo, anzi, il pensiero del cibo addirittura ti dà quasi la nausea. L'uomo ricco della parabola si sente evidentemente sazio, e la sazietà pone un punto esclamativo enorme in fondo alla nostra quotidianità. Questo senso di sazietà può essere efficacemente condensato in una parola che noi spesso utilizziamo nelle nostre giornate: è così, punto esclamativo. Come già dicevamo, il punto esclamativo chiude un discorso e non lascia più spazio alla domanda, la quale invece tiene aperta la possibilità di una risposta. Quante volte ci nascondiamo dietro ai nostri «è così»? Vediamo la guerra in televisione, vediamo un sacco di situazioni che ci gridano in faccia all'ingiustizia di questo mondo e noi spesso, con una semplice scrollata di spalle, ecco che cerchiamo di toglierci d'impaccio dicendoci e dicendo: è così cosa? E questo nella nostra vita si traduce nel fatto che a volte ci scappa anche sì qualche lacrimuccia di fronte a qualche disgrazia di qualcun altro, ma in fondo poi, dopo averla asciugata, tutto torna come prima. Ritorniamo a essere impermeabili con i nostri così. E allora è proprio così: se anche qualcuno risorgesse dai morti e ci venisse ad avvisare, non otterrebbe un grande effetto. Quando il desiderio si cristallizza e si trasforma in una sorta di certezza che sazia, allora non c'è più spazio per la dinamica libera e liberante dell'amore. Il fratello invece lo possiamo vedere, lo possiamo incontrare solo se restiamo dentro questa dinamica. Diversamente inizierà a scivolarci tutto addosso. Il poeta Rainer Maria Rilke scriveva una cosa molto bella, sentite: «Se la vostra vita quotidiana vi sembra povera, non l'accusate, accusate voi stesso, che non siete assai poeta da evocarne la ricchezza». Chiediamo davvero al Signore di non diventare impermeabili, chiediamo di poter avere un cuore capace di amare, capace di abitare la domanda. Non abbiamo bisogno di vestiti di porpora e di lino finissimo, abbiamo bisogno di amare e di essere amati, ma lo possiamo fare solo alzandoci da tavola e incominciando a camminare. Bene, anche oggi ci salutiamo, grazie, buona giornata a ciascuno di voi, se volete ci rivediamo domani.